Continuiamo con la nostra serie dedicata all'operatività consapevole, ovvero l'approccio delle diverse potenzialità che le cripto ci offrono in termini di investimento, speculazione e trading in maniera razionale e con una bella strategia che ci impedisce di fare errori e fulminare il nostro capitale nel giro di un blocco di Bitcoin. Oggi parliamo, tanto per cambiare, di DeFi, ma sotto un aspetto diverso dal solito. Se in passato abbiamo sempre visto le varie piattaforme, abbiamo cercato di comprenderle, vedere i diversi farm, oggi cerchiamo di dare una visione più panoramica in questo mini corso nel quale, come al solito, mi aiuterò con delle slide che vi lascerò da scaricare gratuitamente con il link in descrizione. L'obiettivo, come vi dicevo, è avere una panoramica di tutti i diversi livelli di rischio delle operatività che si possono attuare sulla DeFi, partendo dal rischio più basso e un guadagno con un guadagno ovviamente correlato più basso, fino ad arrivare all'opposto che è il gambling, rischio elevatissimo, guadagni potenziali elevatissimi. Metteremo tutto insieme per fare appunto una strategia, un'ipotesi di allocazione del portafoglio su queste diverse operatività al fine di ottimizzare da una parte i guadagni e dall'altra parte evitare di subire delle perdite e ottimizzare anche il nostro capitale. Avremo un sacco di cose da dirci, quindi iniziamo subito, seguitemi! Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continuiamo con questa nostra serie di mini corsi gratuiti. Potete scaricare, come vi ho detto, le slide che utilizzerò in descrizione. L'unica cosa che vi chiedo, se vi gaso, lasciatemi un like, così gasate anche me. Inoltre potete commentare chiedendo quello che vorreste vedere trattato nei prossimi video, nei prossimi mini corsi, perché sapete che io vi ascolto molto. Mi raccomando, diffondete il più possibile queste slide e questi video, proprio perché il mio scopo è, ed è anche il motivo per cui tengo sempre tutti i video, tutti i contenuti gratuiti, raggiungere più persone possibile e far sì che imparino a crearsi una strategia e a operare appunto con consapevolezza e razionalità anziché buttare i soldi. Oggi parliamo di DeFi perché anche la DeFi si può andare ad approcciare in vari modi, in modo insensato correndo dietro gli APY più alti, in modo molto cauto, quindi andando sulle piattaforme più sicure, solo stablecoin, APY contenuti, ma ci sono anche delle vie di mezzo. L'importante è saper gestire i rischi. Oggi cercheremo di imparare tutte le possibilità che ci sono e come applicare una strategia di gestione del rischio. Non vi sto a spiegare che cos'è la DeFi, far tutto lo spiegone, che ne abbiamo già parlato in 100 altri video. C'è anche tra l'altro un mini corso proprio sulla DeFi, quindi potete andare a vedere quello. Oggi parliamo esclusivamente di come utilizzarla al fine di investimento, al fine di guadagno. Ci sono vari modi per guadagnare con la DeFi. Innanzitutto le classiche piattaforme di lending, molto semplici, deposita e dimentica, Aave, Compound e Venus su Binance Smart Chain. Adesso, col fatto che c'è anche la blockchain di Polygon, Matic, che ha abbassato le fee e ha reso possibile lo sbarco su di essa di molte piattaforme che prima erano su Ethereum, le possibilità sono veramente esplose e sono alla portata di tutti. Non c'è più la necessità di avere capitali alti per potersi permettere le transazioni. Numero 2, i liquidity pool. I liquidity pool sono i classici DEX, gli exchange decentralizzati come Curve, SushiSwap, QuickSwap, che spesso fanno i loro programmi di liquidity mining, ovvero vanno a distribuire i loro token a chi fornisce liquidità. Sono ottimi incentivi e quindi vale sicuramente la pena considerarli. Questi due, lending e liquidity pool, sono le due categorie principali di piattaforme di rendita sulla DeFi, lato ovviamente lender per il lending e liquidity provider per i liquidity pool. Le posso anche combinare. La cosa bella della DeFi è proprio la sua componibilità. Esempio, metto un collaterale su Aave che va a rendita, in cambio chiedo un prestito collateralizzando appunto quelle coin che ho messo, quel prestito lo uso come liquidità su un liquidity pool e ottengo un altro rendimento. Capite che le possibilità sono veramente veramente alte. Ci sono anche degli aggregatori, si chiamano, che vanno a fare questo per noi, semplificandoci un po' la vita. Considereremo ovviamente anche quelli. Considerando che ci sono più di 100 piattaforme di DeFi, quelle con
conosciute sono poche, ma se uno va un attimo a scavare sotto la superficie scopre veramente un mondo, credetemi, tra poco ve le mostro. E quindi ci sono delle domande che vengono spontanee. Innanzitutto, quali scelgo tra questa marea di piattaforme? E soprattutto, come vado a suddividere il mio capitale, il mio portafoglio allocato alla DeFi nelle piattaforme che ho scelto? Queste sono le principali domande alle quali risponderemo oggi. Io vi ricordo sempre che tutti questi non sono consigli finanziari, ho lasciato anche l'hashtag in ogni slide per ricordarvelo. Mi raccomando, usate sempre la vostra testa. La prima cosa che c'è da costruire è quello che si chiama profilo di rischio, che è una cosa estremamente personale, perché ognuno di noi parte con una certa tolleranza o volontà di esposizione addirittura al rischio. C'è chi vuole magari un capitale contenuto e vuole rischiare il più possibile, anche rischiando appunto di perderlo tutto per fare guadagni magari più alti, o c'è chi magari arriva con un capitale molto alto e chiaramente sta più cauto, perché non è che arrivi con 10 milioni e li butti tutti così in piattaforme di gambling. E quindi ogni operatività e piattaforma, perché vi ho detto ci sono tante piattaforme DeFi, immaginatevela con un suo punteggio di rischio. Ecco, maggiori sono i rischi e maggiori sono i rendimenti, questa è una legge abbastanza universale, e l'importante, cioè l'obiettivo, è proprio andare a scavare in questa leva rischi e rendimenti, andare a trovare quelle situazioni che di solito ci sono, bisogna essere capaci di trovarle e spesso purtroppo non durano molto, situazioni con rischio contenuto e rendimenti molto elevati, a volte ci sono. L'allocazione del mio portafoglio deve essere finalizzata a strutturare quello che è il mio profilo di rischio. Io scelgo di allocare 30% su Aave, 20% su un'altra, eccetera, 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 in modo che il totale, pesandolo per i vari puntaggi di rischio, vada a seguire, appunto, a esprimere quello che è il mio profilo di rischio personale. Un maggior rischio, altra cosa importantissima, richiede anche maggiori conoscenze del mondo DeFi e un maggiore impegno in termini di tempo a disposizione. Capiremo meglio dopo il perché vi faccio proprio gli esempi concreti, ma fondamentalmente il motivo è che se uno conosce di più il mondo DeFi sa scovare meglio quelle situazioni asimmetriche a rischio magari alto ma non spropositato e rendimento sì veramente veramente alto. Se uno non ha le conoscenze si butta un po' a caso e ovviamente avrà un tasso di successo estremamente basso. Questo ci porta a un concetto che a me sta molto a cuore, che io vi propino fino alla nausea, che è quello di piramidazione del rischio. Che cosa si intende? Si intende di andare a costruire un portafoglio, per l'appunto, che abbia un'allocation piramidale. Piramidale con alla base, la base della piramide è la parte più corposa, più importante, alla base quella componente a rischio minore, e man mano che si sale con gli strati della piramide che diventano meno importanti per la solidità della piramide stessa e meno pesanti proprio in termini di volume, ci si può permettere un livello di rischio maggiore fino ad arrivare alla punta, che è quella a rischio più alto in assoluto. In punta abbiamo il gambling, mentre alla base abbiamo il basso rischio. Andiamoli a vedere uno a uno in che cosa consistono e poi li andiamo a definire meglio nei dettagli. C'è una slide per ognuno di questi livelli di rischio. Sì, nella piramide ci sono 5 strati, io ne ho messo 4 punti, lo so, insomma mi spiace, non ho trovato una piramide con 4 strati, mea culpa. Partiamo dalla base, basso rischio. Cosa c'è di più basso rischio in assoluto? Lending oppure liquidity pool con pool di stablecoin. Tra poco andiamo a vedere il perché. Saliamo di un gradino, medio rischio, gli aggregatori che si possono definire appunto a medio rischio, le combo, quindi tra borrow e dare liquidità, come abbiamo detto prima, andare a collateralizzare qualcosa su Aave per prendere un prestito e usarlo dando liquidità altrove, oppure i pool volatili, di coin volatili, ma non troppo chiaramente, non le shitcoin, coin volatili intese Ethereum, Bitcoin, quelle comunque le big, ecco. Salendo di un altro gradino invece arriviamo
andiamo all'alto rischio e andiamo a cercare quelle piattaforme che hanno un TVL, che è il Total Value Locked, ovvero la liquidità contenuta al loro interno, già alta e con prospettive di crescita, quindi che hanno già una base, ecco. Però andiamo a scegliere dei farm a rischio elevato, quindi di coin molto volatili. Comunque vedremo meglio tra poco, perché ve l'ho detto, le dettagliamo tutte. Infine abbiamo il gambling, che è la ricerca forsennata delle nuove piattaforme. Vi mostrerò anche una risorsa che vi fa vedere tutte le nuove piattaforme DeFi che escono con tanto di punteggi di rischio, quindi seguitemi fino alla fine che ne vale la pena. E vado a cercare appunto queste piattaforme nuove che pagano tanto, perché io prima entro e più pagano, ovviamente c'è una piccola componente ponziana forse, però piccola, è diverso ovviamente da quei ponzi che ti vincolano la liquidità per tot mesi, e pagano tanto e sono a rischio calcolato. Cosa vuol dire? Che io riesco a capire in qualche modo che comunque si può fare. Capiremo meglio dopo. Come vedete, da basso rischio, quindi operatività super sensata, al gambling c'è qualsiasi cosa. Il gambling è un livello di rischio estremo che è equiparabile all'investire in un altcoin a caso per voler puntare al 100%, ok? Nell'equivalenza tra DeFi e investimento diretto, giusto per farvi capire, ok? Non confondete mai il gambling con l'investimento. Il gambling è una componente, se volete, divertente, alla quale bisogna sempre allocare un capitale il più basso possibile, perché c'è la possibilità di disintegrarlo. Con l'alto rischio vale non la stessa cosa, ma comunque è un qualcosa che ha più il senso di investimento, però con quella componente di pepe, ecco, quindi anche lì bisogna contenere il capitale. Basso e medio rischio invece sono quei due comparti in cui ci si può permettere di spingere un po' di più, perché comunque è più un approccio, ecco, sul lungo termine rispetto alla speculazione del breve. Cominciamo andando a vedere quattro regole che valgono sempre a prescindere dal livello di rischio che io vado, al quale vado a espormi. Queste quattro regole sono: 1. Non farti prendere dalla FOMO degli APY alti e struttura un portafoglio sensato. Capita a volte che magari uno corre dietro, fa l'operatività gambling, ok? Di cercare magari la nuova farm, le nuove piattaforme, eccetera. Gli va bene magari una volta o due, si fa prendere dalla FOMO e decide di fare all-in solo su quello, finché non arriva la volta che becca quella sbagliata e realizza delle perdite. Ecco, questo non deve accadere. Bisogna sempre strutturare bene il portafoglio e ribilanciarlo, cioè se si fanno dei guadagni con il gambling, quei guadagni non è che li si ributta nel gambling tutti insieme, ok? In parte li si investe o nelle coin che vogliamo, sulle quali vogliamo investire al di là della DeFi, se io immagino che la DeFi sia una parte del portafoglio investimenti, e nel portafoglio investimenti magari ho, dico a caso, anche Bitcoin e Ethereum holdati. Quindi non lo so, io vado a fare un bel colpo con il gambling, io reinvesto i guadagni, i profitti in Bitcoin ed Ethereum e in parte me li tengo lì nel mio comparto gambling per reiterare l'operatività, ma bisogna sempre appunto seguire i binari del portafoglio che io sto strutturando. Seconda cosa fondamentale, sii onesto con te stesso, ovvero: hai le skill per scalare la piramide del rischio? Cioè, conosci abbastanza il mondo DeFi dal poter capire i livelli di rischio delle piattaforme e da che cosa sono dati questi livelli di rischio, questi punteggi? Se la risposta è no, non ha senso avventurarsi alla punta della piramide, perché si va a incorrere in un rischio spropositato rispetto al rendimento, diventa un'operatività casuale, ok? Quindi il consiglio è di rimanere alla base, magari studiare meglio la DeFi e cercare di ottenere quell'edge statistico che ci permette di capire e di scremare un po', ecco, l'operatività più rischiosa. Punto numero 3, farm and dump, ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ha minimamente senso holdare i token farmati,
se non ho in portafoglio i token stessi, cioè se nel mio portafoglio c'è una parte di sushi, allora ok, farmo i sushi e li tengo ribilanciando e quant'altro, ma se no non è che li devo tenere lì a marcire, no, io li devo convertire per andarli a reinvestire nelle coin nelle quali io voglio investire. È importante tenere sempre una fotografia del proprio obiettivo di portafoglio dall'inizio e far sì che ogni mese, ogni due mesi, quello che è, il portafoglio ritorni a quelle condizioni iniziali. Che da un lato vuol dire, come dicevamo prima, andare a far defluire eventuali capitali guadagnati con operatività rischiosa in operatività meno rischiosa per tenere sempre la piramide solida e non far gonfiare troppo la punta, ma nel contempo, se come mi auguro la DeFi è solo una fetta della mia torta, andare sempre a tenere tutta la torta bilanciata in modo da non sbilanciarmi poi sulla DeFi, perché andrebbe appunto a uscire, a far uscire dai gangheri il mio portafoglio. I token farmati, in particolare delle nuove piattaforme nell'operatività di gambling che vedremo, detenerli è la cosa più folle che si possa fare, perché spesso e volentieri vanno a zero, perché quelle piattaforme lì sono dei fork di altre piattaforme DeFi con il loro token, che all'inizio viene magari pompato dal team ma poi tende appunto ad andare a zero perché tutti lo dumpano. Quello è il motivo per cui conviene arrivare presto, o altrimenti si rischia di non avere guadagni insignificanti, e quindi noi stessi dobbiamo dumpare quei token perché sono privi di valore. La cosa peggiore in assoluto poi che si possa fare è comprare i token, lì è veramente, siamo alla follia. Infine, l'esclusione della blockchain Ethereum se non si hanno capitali alti. Io qui ho messo maggiori di 20k con l'asterisco, perché questo vale quando ci sono le gas fee alte. Ultimamente sono un po' calate, però non si sa come andrà a finire, ecco, potrebbero rialzarsi, non rialzarsi, e quindi nel dubbio, per evitare di trovarsi incastrati poi in una piattaforma e vedere che per colpa delle fee andare a svincolare la liquidità costa più di quello che ho guadagnato, meglio stare altrove, ok? Con capitali bassi. Iniziamo il nostro excursus dei livelli di rischio, partendo dalla base. Basso rischio. Gli obiettivi dell'operatività DeFi a basso rischio, che attenzione, è tutto da contestualizzare col mondo DeFi, i rischi della DeFi esistono sempre, i rischi di hack dello smart contract, i rischi legati al peg delle stable coin, ok, questi esistono a prescindere dal livello di rischio di oggi, ok, quei livelli di rischio che diciamo oggi sono legati alla volatilità, alla speculatività e ad altre cose. Obiettivi dell'operatività a basso rischio è deposita e dimentica, o quasi, perché chiaramente ogni tanto qualcosa c'è da fare, zero volatilità e impermanent loss, piattaforme solide e sicure e ottimizzazione APY. Quindi cercare sotto queste tre condizioni gli APY più alti. Di solito le piattaforme più interessanti ultimamente sono quelle su Matic, indubbiamente sono Aave, Compound, PancakeSwap, ovviamente sui pool di stablecoin, SushiSwap su Polygon, sempre sui pool di stablecoin, QuickSwap idem e Curve idem, ok? Si può ottenere in questo periodo storico tranquillamente anche tra il 10 e il 20% di APY, che non è male. Ok, quindi questo è il livello base, massima pigrizia, minimo sforzo. I requisiti sono le conoscenze di base, quindi come si usa MetaMask, come si configura, cos'è un pool di liquidità, ecco, per capirci, queste cose vanno comunque sapute, e ogni tanto c'è da fare l'harvest, perché ad esempio vengono pagati gli interessi anche in Matic, in Sushi e così via, bisogna fare quell'operazione di conversione. Andiamo su di un gradino e passiamo al medio rischio. Gli obiettivi di un'operatività a medio rischio sono un impegno contenuto, APY ovviamente maggiori rispetto al basso rischio, ma a fronte di che cosa? Allora, volatilità e impermanent loss, che inizieranno a esserci ma devono essere tollerabili, piattaforme sempre sicure. In questo caso inizio a includere gli aggregatori e le combo tra varie piattaforme. Allora, permettetemi di farvi un esempio della combo, perché altrimenti c'è il rischio che non sia chiaro. Vi faccio vedere cosa si può fare adesso su Aave, ok? Aave su Polygon, sempre, visto che comunque è il più veloce, il basse fee, si può veramente operare a costo zero, possiamo dire. Si può, guardate, andare, faccio un esempio, a depositare USDC come collaterale,
ok? E ottengo il 3 qualcosa per cento. E poi utilizzo questo collaterale per prendere in prestito USDT. Prendendo in prestito USDT io pago il 4%, ma vengo pagato il 7% in Matic. Ok? Quindi io vengo pagato anche per prendere il prestito. Ovviamente questo è un programma di liquidity mining che è stato fatto in partnership tra Aave e Matic e non durerà all'infinito, ma proprio questi programmi qui in alcuni periodi storici sono da sfruttare. Io sto prendendo in prestito quindi USDT, andando a ottenere il 3% sul deposito più 7-4, un altro 3% sul prestito addirittura, e poi ho anche la disponibilità degli USDT. Chiaramente sarà un prestito sottocollateralizzato, però a basso rischio, perché comunque non c'è volatilità. Quindi anche se vado a ottenere un loan to value del 70% vicino alla soglia, sono abbastanza tranquillo a meno di depeg della stablecoin. E quindi questi USDT poi cosa ci posso fare? Li posso andare a mettere su un pool di liquidità, ad esempio su Curve, e ottenere un altro interesse, ok? Questa è la famosa combo che dicevamo. Con questa combo di interessi abbiamo detto 3% più un altro 3% per il borrow. Su Curve si ottiene all'incirca adesso il 20%, e quindi voi combinate tutto insieme e avete un gran bello spettacolo. Ovviamente ci vuole un livello di attenzione sui tassi, perché sono variabili, potrebbero aumentare, e quindi bisogna tenere sotto controllo la situazione. Questo però era solo a titolo esemplificativo, poi ce n'è tante di opportunità come questa anche su Venus, se ci fate caso ci sono cose simili. Lascio a voi insomma lo spunto di esplorare e fare le vostre scelte. Poi aggregatori sono invece quelle piattaforme tipo Pancake Bunny, Beefy Finance, Yearn Finance, eccetera, che vanno a utilizzare loro stesse altre piattaforme DeFi e tendenzialmente fanno un'operatività combo. Di solito vanno a usare del collaterale, a prendere prestiti e così via, e quindi fanno per noi l'operatività combo. Ovviamente includono, li ho messi nel medio rischio perché usare gli aggregatori ha un livello di rischio più alto che usare le piattaforme di base. Qui ho fatto una correzione perché mi sono reso conto che avevo fatto copia e incolla dalla slide precedente. Volevo dire che alcuni esempi di piattaforme sono Aave Combo, come abbiamo visto poco fa, Venus Combo, ve l'ho detto, c'è una cosa simile fattibile anche lì, Pancake Bunny che è un aggregatore, Beefy Finance che è un aggregatore, i pool su SushiSwap o QuickSwap tra Ethereum, Bitcoin, Stablecoin, non l'ho messo, ma anche PancakeSwap ovviamente va bene, ad esempio sul pool con BNB, eccetera eccetera eccetera. E chiaramente sono coin volatili, quindi c'è la impermanent loss, però non sono shitcoin, ecco, questo è l'importante. Stiamo parlando di coin a volatilità controllata e quindi gestibili, e soprattutto magari coin sulle quali ci vogliamo esporre. Questo è uno dei pilastri fondamentali. I requisiti necessari questa volta sono conoscenze più avanzate, perché se io vado a fare le combo devo capire anche il concetto di borrow, liquidazione, loan to value, eccetera, e poi devo seguire un po' il mercato, perché devo fare attenzione alla volatilità, capire magari se è il caso anche di implementare un hedging, quindi una copertura con degli strumenti derivati, e poi seguire le piattaforme usate, perché a volte insomma ci sono delle anomalie, tipo su AutoFarm ci sono stati problemi, su Pancake Bunny c'è stato qualche problemino, quindi bisogna essere sul pezzo, ecco, non si può fare deposita e dimentica. E teoricamente anche sul basso rischio questo può valere, però su queste piattaforme un po' più avanzate c'è una maggior probabilità di trovarsi davanti a qualche inconveniente, ecco, non bisogna mai escludere questa eventualità. Poi procediamo invece con l'alto rischio. Alto rischio, noi puntiamo a metterci più impegno, chiaramente che dobbiamo essere molto sul pezzo, a massimizzare gli APY a fronte di rischi tollerabili. Ho usato questa parola perché non è che voglio fare follie, voglio espormi a rischi che siano tollerabili. Quindi su piattaforme farm sensati, anche qui ho messo l'asterisco perché ovviamente il sensati richiede un certo livello di conoscenza, non esiste nessuno che ti può dire questo è sensato, questo no.
bisogna avere della conoscenza, c'è poco da fare, altrimenti è meglio evitare questi livelli di rischio. Capire appunto se un APY è sostenibile, se una coin, se una farm è sostenibile, le coin che ci sono dentro, se sono shitcoin oppure no, e così via. Quindi qua andiamo a puntare sui nuovi farm, sulle piattaforme affidabili però. Quindi attenzione, non andiamo a cercare la piattaforma esotica nata una settimana fa, come faremo nel gambling, ma andiamo a puntare su PancakeSwap, QuickSwap, SushiSwap e così via, ma andiamo a farmare delle coin un po' particolari. Vi faccio anche qua un esempio. Ve ne ho parlato ieri nella live su Iron Finance, che è una nuova piattaforma DeFi in realtà, però loro fanno una stablecoin, la loro stablecoin, che si chiama appunto Iron. È una stablecoin che fino adesso ha avuto appunto un valore stabile, ha funzionato, possiamo dire, nonostante le fluttuazioni di mercato, ok? Adesso qua andiamo a vedere anche tutto lo storico. È molto recente perché è nata un mese fa, però come vedete sta funzionando. Chiaramente c'è un rischio legato alla novità e questo va a includere questa operatività nell'alto rischio. Però, come vedete, il farm di Iron USDC, quindi stable stable, zero in permanent loss, su SushiSwap e QuickSwap si trova lì. E quindi sono piattaforme valide, non devo usare chissà quale altra piattaforma, ma il farm è ad alto rischio. Questo è un po' il concetto. Il farm invece Titan è la coin di Iron Finance, è una coin volatile e quindi va a incrementare ancora di più il livello di rischio. Sì, anche l'APY è più alto, però considerate che è una coin estremamente volatile, c'è l'impermanent loss, l'imprevedibilità, e quindi non lo so, io tendo sempre a preferire anche nella follia comunque un approccio un po' più sensato. Quindi questo era solo sempre a titolo esemplificativo. Requisiti: conoscenze avanzate, quindi devo essere in grado di valutare il rischio delle piattaforme e dei farm nei quali vado a mettere liquidità. Se non sono in grado di farlo, è meglio lasciar perdere, perché diventa un'operatività random, a caso, mi raccomando. Alla fine, adesso tra poco, vi do anche qualche risorsa utile per imparare un po' di più. Passiamo alla parte che, lo so, era quella che stavate aspettando di più. Ammettetelo, commentate qua sotto con "è vero", perché vi conosco. E no, scherzi a parte, il gambling, anche quello, può essere un'operatività, non lo so, curiosa, perché di fatto se la si fa nel modo giusto, senza farsi prendere la mano, ha il suo perché, ok? L'obiettivo è altissimo impegno, cioè più di così non ce n'è. Devo seguire tutte le nuove piattaforme, seguire le coin, seguire i farm, essere super skillato per filtrare, perché qui è dove fa la differenza la skill, ok? Se io sono super skillato, riesco a capire questa piattaforma può sopravvivere per un mese, tre mesi, questa non è destinata a niente, e così via. APY spropositati a fronte di rischi molto alti, che possono essere soprattutto due. Il primo è il rug pull, ovvero il fatto che la piattaforma sparisce con tutti i soldi. Fortunatamente c'è un sito che vi farò vedere tra poco che va a leggere, analizza gli smart contract di tutte le nuove piattaforme DeFi e va a dire qua c'è il rischio di rug pull perché ci sono alcune funzioni specifiche e così via, quindi ci può dare una grossa mano. L'altro rischio è di non recuperare la deposit fee, perché spesso le nuove piattaforme hanno la deposit fee di qualche punto percentuale, al fine di evitare che appunto uno entri, esca così nel giro di poco, dampando tutto e facendola durare ancora meno di quello che durerebbe, ok? Quindi il rischio reale, cioè non è che appunto io metto la liquidità e mi sparisce, quello è molto raro, è il rug pull. Il rischio è che comunque la piattaforma inizia a rendere sempre meno, tanto da non ripagarmi più la deposit fee che ho fatto all'inizio, ok? Questo è il vero rischio. E anche lì devo stare attento alle farm che scelgo, perché se vado a scegliere una farm con impermanent loss c'è poi il rischio anche legato a quello, e quindi attenzione. Ci sono ovviamente delle farm con stable stable e APY, non lo so, a 6 o 7 cifre, ovviamente bisogna scegliere, saper scegliere. Ricerca di piattaforme nuove in cui entrare subito, perché lì se entri presto, quindi nella fase ancora crescente della piattaforma, riesci a guadagnarci di più,
Fondamentalmente lo specchietto può essere il prezzo del token. Quando si vede che il prezzo del token inizia la sua fase ribassista, tendenzialmente c'è un po' la fase di esodo della liquidità e non dura a lungo, ecco, la piattaforma, che ripeto non vuol dire che sparisce con la tua liquidità in tasca. Lì è il caso di rug pull, bisogna fare attenzione, seguire alcune fonti nonché la piattaforma stessa per magari vedere se aggiornano lo smart contract o fanno dei cambiamenti, e allora magari la trasformano da non rug pullabile a rug pullabile. Però bisogna appunto essere sul pezzo. Di solito sono delle nuove piattaforme forcate dalle classiche, ok? E quindi, appunto, facendo sì che sono uguali con il loro token, alla fine non è che c'è il rischio rug pull, ripeto, a meno che non modifichino alcune cose specifiche. Con ancora poco TVL, proprio perché voglio catturare la fase crescente. Anche il TVL è un parametro importante. Quando inizia un downtrend, allora è meno interessante entrare, o magari è il caso di uscire. Requisiti, conoscenze molto avanzate, saper valutare il rischio rug pull e la sensatezza di fare quello che si chiama in questo contesto ape-in. Ape è il gorillone, lo scimmione che quando impazzisce inizia a correre, ok? Ecco, fare ape-in è esattamente questa metafora, ovvero fiondarsi dentro in un farm o in una piattaforma. Quindi prima di fiondarsi dentro, sempre con capitale estremamente contenuto, perché parliamo di gambling, qua stiamo parlando di gambling, quindi non è un investimento, per l'amor del cielo. E quindi appunto conoscenze molto avanzate. Vi lascio qualche risorsa utile prima di terminare. Questi tre siti web. Allora, rugdoc.io è quella, dunque questa qua. In sostanza va a presentarci tutte le nuove piattaforme di volta in volta, c'è addirittura un calendario con le nuove piattaforme che escono, pazzesco, ce n'è tantissime, non avevo idea. E la cosa interessante è che, torniamo qua su All, ci dà, vedete, un punteggio di rischio fino ad arrivare a high risk. Come vedete, c'è in questo caso all'interno dello smart contract c'è una funzione che può andare a modificare, vedete, alcuni parametri, la strategia, va a cambiare la strategia della farm e permette un hard rug al 100%, quindi sparisce tutto, quindi stare alla larga, mentre quelle low risk tendenzialmente sono dei fork di altre piattaforme con qualche modifica, come la deposit fee, come vedete, eccetera eccetera eccetera. Bisogna capire che cosa c'è scritto qua dentro, ok? Altrimenti lasciate perdere. Some risk io nel dubbio le eviterei, perché sono quelle a cartellino giallo. Sempre su Rugdoc c'è la wiki che vi ho lasciato nel terzo link, in realtà, che vi fa capire un po' il funzionamento delle varie, cioè anche dal punto di vista tecnico, delle varie piattaforme DeFi, quindi anche come leggere quei concetti di rischio, ok? È importante sapere queste cose. Infine vi ho lasciato quest'altro sito, wfat.tools, che è il secondo, che ha un elenco completo, vedete, se noi facciamo all ci sono, tutte in realtà no, perché poi secondo me c'è, si può filtrare per le varie, no, in realtà forse sono tutte, no? E ci sono appunto tutte le piattaforme DeFi principali, perché mi sembrano un po' troppo poche per essere tutte, comunque ci sono appunto le piattaforme DeFi principali. Non so se è stato fatto un processo di selezione oppure no, però è un elenco che può essere interessante, con dentro i siti, ci sono un po' di statistiche e così via, e ci fa capire anche le ricompense che vengono date. Questo è su Ethereum Network, dunque BSC, ah no, vedete, non erano tutte, io avevo messo All, ma in realtà è Ethereum, BSC, Polygon, come vedete ce n'è veramente una paccata. Bene, amici miei, questo è quanto. Vi ho lasciato un sacco di materiale su cui riflettere, su cui studiare. Spero che vi venga voglia di approfondire, comprendere e poi capire quale può essere la vostra operatività sulla DeFi. Adesso che siamo in un mercato non particolarmente esaltante, ci sono comunque delle ottime opportunità anche nel mondo DeFi. Bisogna saperle cogliere, ma bisogna soprattutto farlo con razionalità, come sempre. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!